Molte coppie decidono di avere dei figli per ampliare la propria famiglia. Ma cosa succede quando un uomo o una donna single vogliono avere dei bambini? Per fortuna, in tanti paesi del mondo è possibile adottare un bambino in autonomia, anche se non sia un compagno o una compagna. La donna di cui vi parliamo oggi ha realizzato il suo desiderio di maternità, ma la scoperta dell'identità dei suoi figli adottivi ha ribaltato completamente le carte in tavola. Vi abbiamo incuriosito? Allora iscrivetevi rapidamente al nostro canale e lanciatevi con noi in questa storia interessante. All'inizio di questo racconto, Katie aveva 30 anni, viveva in Colorado e aveva recentemente divorziato dal marito. Desiderava fortemente diventare madre, ma la separazione aveva messo un freno ai suoi sogni e dato inizio a un periodo di incertezze da cui non sapeva come uscire. Sola e confusa, Katie ha deciso di ripartire da zero. Si è trasferita in Alabama, ha accettato un lavoro nel settore commerciale e ha acquistato una casa da ristrutturare completamente. La sua nuova abitazione vantava 4 camere e mentre lavorava per rimodernarle, Katie ha avuto la sensazione che nella sua vita mancasse una componente fondamentale. Aveva pensato che una nuova casa e un lavoro diverso le avrebbero infuso coraggio, ma neanche il cambio di scenario era bastato a farle tornare il sorriso e si sentiva più sola che mai. Katie aveva sempre desiderato dei figli, ma aveva scoperto di avere dei problemi di fertilità. Aveva solo 30 anni, ma temeva che il tempo sarebbe stato un ostacolo difficile da aggirare. E per questo ha deciso di proporsi come madre affidataria, una figura che fa da tramite tra gli orfanotrofi e le famiglie permanenti. Katie adorava i bambini e non vedeva l'ora di diventare mamma a tempo pieno, con un'adozione vera. Nel frattempo avrebbe fatto pratica con altri bambini e ragazzi di tutta l'età, a cui avrebbe donato il suo amore indiscriminato. Katie ha compiuto il grande passo in occasione della festa della mamma. Ha compilato i moduli per proporsi come madre affidataria e ha aspettato che le 3 camere vuote di casa sua si riempissero del vociare dei bambini che le avrebbero assegnato. L'attesa è durata pochissimo. Nel giro di poco tempo, diversi bambini abbandonati a se stessi oppure reduci da esperienze traumatiche hanno iniziato ad affollare ogni stanza della sua casa. Katie aveva finalmente trovato la sua vocazione. Nell'arco di un anno ha ospitato 4 diversi bambini, aiutandoli a superare le loro difficoltà e a trovare delle famiglie amorevoli pronte a prendersi cura di loro. Tuttavia, accompagnare i ragazzi nel loro percorso verso una famiglia permanente non faceva altro che accrescere il suo desiderio di maternità. Quindi, dopo un anno, ha confermato all'orfanotrofio la sua decisione di voler adottare un bambino. Naturalmente avrebbe dovuto affrontare un periodo di prova prima di firmare i documenti ufficiali, ma Katie era pronta ad aspettare tutto il tempo del mondo per avere un bambino tutto suo. Noi siamo abituati a delle procedure di adozione molto complicate che possono durare anni. Volete sapere invece quanto ha dovuto aspettare Katie prima di ricevere la telefonata più attesa della sua vita? Soltanto 2 settimane. La volontaria al telefono le ha riferito che nell'ospedale a pochi chilometri da casa sua un bambino era stato abbandonato dalla sua mamma biologica e aveva bisogno di cure. Se avesse accettato, il giorno seguente avrebbe potuto richiedere formalmente l'affidamento in ospedale e portare il piccolo a casa. Quella sera Katie ha pregato con tutto il suo cuore perché potesse diventare la madre di quel bambino e il giorno dopo, a distanza di poche ore dalla telefonata, stringeva già tra le braccia il frugoletto abbandonato. Il bambino aveva solo 4 giorni di vita, quindi era molto più giovane di tutti quelli che le erano stati affidati fino a quel momento. Inoltre i medici avevano rilevato tracce di droghe nell'organismo del piccolo che avrebbero potuto avere conseguenze a lungo termine sul suo sviluppo. Katie però non ha dubitato neanche un secondo delle sue possibilità e si è fatta avanti per diventare la sua mamma a tutti gli effetti. Il suo ottimismo è stato ripagato quando i dottori le hanno confidato che le analisi del bambino mostravano un organismo sulla via di una lenta ma inesorabile guarigione. Felice e sollevata, Katie è tornata a casa con suo figlio tra le braccia. Per lui ha scelto un nome che aveva sempre amato, Grayson. Il rapporto tra mamma e figlio è sbocciato immediatamente e Katie ha finalmente ritrovato la sua felicità perduta. Come tutti i neonati, Grayson cresceva rapidamente e la sua nuova mamma ha immortalato tutti i momenti fondamentali dei suoi primi mesi di vita. Nel frattempo, le autorità coinvolte dall'ospedale nella ricerca della madre biologica del piccolo non sono riuscite a rintracciare la donna, quindi il destino di Grayson è passato completamente nelle mani di Katie. Lei non se l'è fatto ripetere 2 volte e dopo 11 mesi dall'inizio di quella nuova avventura ha firmato ufficialmente le carte per l'adozione. Grayson era un bambino impegnativo per via delle cure continue che doveva ricevere a causa delle droghe rinvenute nel suo organismo al momento della nascita, i cui effetti collaterali avrebbero richiesto un paio di anni prima di svanire del tutto.
Katie non si è mai tirata indietro e si è dimostrata una madre esemplare, somministrando le cure necessarie e supportando attivamente la guarigione del piccolo. Sebbene fosse completamente presa dalla sua nuova vita da mamma, Katie non si sentiva comunque del tutto completa e dopo altri 7 mesi ha deciso di adottare un altro figlio. Grayson ormai aveva 1 anno e mezzo e in casa sua c'era spazio a sufficienza per accogliere un altro bambino bisognoso, quindi ha contattato l'orfanotrofio e ha rinnovato la sua disponibilità. La seconda telefonata per Katie è arrivata solo dopo 1 mese di attesa. Nello stesso ospedale in cui avevano trovato Grayson era appena stata abbandonata una bambina, che la madre biologica aveva chiamato Anna. Anche lei era stata messa al mondo da una persona che aveva fatto uso di droghe durante la gravidanza e riportava tracce di stupefacenti nel sangue. Katie ha accolto quella coincidenza come un segno del destino e si è fatta subito avanti per la piccola Anna. Quando è arrivata in ospedale, ha notato sul braccialetto della piccola che il nome della mamma biologica corrispondeva a quella della madre di Grayson. Quella seconda circostanza era leggermente più sospetta. Immaginate quindi lo stupore di Katie quando ha scoperto che anche le date di nascita delle due mamme biologiche combaciavano. Anna e il suo Grayson potevano forse essere figli della stessa madre. Voi credete alle coincidenze? Ditecelo nei commenti e non dimenticatevi di mettere mi piace a questo video. I bambini non si somigliavano molto, quindi Katie sospettava che potessero avere due padri diversi. L'unica chiave per risolvere quel mistero era rintracciare la madre biologica dei due bambini. Stavolta Katie ha deciso di affiancare le autorità nelle ricerche e non si è fermata finché non ha trovato la persona che cercava. Quando si è ritrovata faccia a faccia con la madre di Hannah, Katie ha capito subito che quella donna aveva messo al mondo anche Grayson. Entrambi i bambini infatti avevano ereditato dalla mamma dei tratti somatici inconfondibili. La donna ha ammesso di aver partorito un figlio maschio circa 1 anno e mezzo prima, confermando l'ipotesi sollevata da Katie. Tuttavia, soltanto un test del DNA avrebbe potuto eliminare qualsiasi dubbio. Perciò la neomamma ha sottoposto i bambini a un esame del sangue. Il test ha confermato i sospetti di Katie. Grayson e Anna erano figli della stessa madre, ma di padri diversi. Katie non sapeva come reagire alla notizia. Aveva adottato 2 fratelli nati a distanza di quasi 2 anni senza avere alcuna idea di chi fossero i genitori. Era come se il destino si fosse rifiutato di separare i 2 bambini. Katie non aveva nessuna intenzione di mettere i bastoni tra le ruote al fato e ha sbrigato rapidamente le pratiche per l'adozione di Anna, diventando ufficialmente mamma per la seconda volta. Grayson ha accolto con entusiasmo la sorellina neonata e i 2 bambini hanno sviluppato subito un legame molto profondo, quasi come se sapessero di essere fratelli di sangue. Katie aveva sempre desiderato di diventare una madre, ma non si sarebbe mai aspettata un destino tanto meraviglioso. Quando aveva iniziato quell'avventura aveva messo in conto delle sorprese, ma quelle coincidenze l'avevano lasciata semplicemente senza parole. Katie crede che il Signore volesse cogliere 2 piccioni con una fava, regalando a lei la famiglia che aveva sempre sognato e ad Anna e Grayson una mamma amorevole e un fratello su cui contare per tutta la vita. Se non avesse sentito quel bisogno di impegnarsi una seconda volta, la piccola Anna sarebbe stata separata per sempre dal suo unico fratello biologico. Alcune coincidenze sono frutto del destino, ma Katie preferisce definire la sua un vero e proprio miracolo. La storia di questa famiglia felice però era ben lontana dalla fine. Dopo 13 mesi dalla nascita di Anna, Katie ha ricevuto un'altra telefonata inaspettata. Dall'altra parte della cornetta c'era la madre biologica di Grayson e Anna, che voleva parlare proprio con lei. Secondo voi che cosa voleva? Forse che avesse deciso di riprendersi i suoi figli? Katie era terrorizzata al pensiero di doversi separare dai suoi bambini e sperava tanto che la donna volesse soltanto sapere come stavano i suoi figli. Per fortuna però quella telefonata ha portato solo buone notizie. La mamma dei 2 fratellini aveva dato alla luce 1/3 figlio e desiderava che fosse proprio lei ad occuparsene, per mantenere intatta la famiglia che lei non poteva regalare ai suoi bambini. Katie non aveva in programma di adottare 1/3 figlio, ma ancora una volta ha scelto di non tirarsi indietro e nel giro di pochi giorni il piccolo Jackson si è unito alla famiglia. I 3 fratellini crescono in una casa piena di amore e in una famiglia che si è addirittura allargata. Katie infatti sta frequentando un uomo che adora lei e i suoi bambini e potrebbe diventare una presenza stabile nelle loro vite. Il nuovo inizio si è rivelato molto soddisfacente anche sul lavoro, dal momento che la sua rinnovata fiducia in se stessa l'ha spinta a fondare un'azienda tutta sua, che va a gonfie vele. Adesso l'unico elemento che manca nella sua vita è una babysitter. Siamo arrivati alla fine di questa storia incredibile costellata di coincidenze che somigliano molto a segni del destino.
Vi è piaciuta la vicenda di Katie e della sua avventura nel mondo della maternità? A voi piacerebbe adottare un bambino? Scrivetecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime storie interessanti.